Ciao, ti faccio vedere questa carota di terracotta. Vedete? La potete acquistare sia online che in negozi di fai da te e giardinaggio. Questa cosa ti consente, io questo, due di queste l'ho pagate, stavo in offerta 2 euro. Praticamente cosa ti consentono questi? Di innaffiare i vasi all'occorrenza, cioè questa è una carota di terracotta che è porosa, microporosa, e consente di innaffiare la pianta quando ne ha bisogno, cioè quando la terra si asciuga, questa carota di terracotta fa passare l'umidità man mano l'acqua in modo da bagnare il terreno. Quando il terreno è bagnato, il flusso si interrompe e non fa passare più acqua fino a quando la terra non si asciuga. Questa, per usarla dovete bagnarla, la mettete a bagno e poi riempite, questa carota fino all'orlo con l'acqua e poi, questo filo, che è lungo a seconda dei casi, può essere lungo 40, 50, 60 cm, lo mettete dentro una bottiglia di plastica da un litro e mezzo. Naturalmente questo lo dovete stendere per bene, anche con se lo mettete al sole si stende un po' meglio, si scalda. Mettete dentro una bottiglia d'acqua fino a arrivare al fondo, lo immergete e una volta che avete riempito questo di acqua lo chiudete. Cosa succede? Che dalla bottiglia d'acqua vedete salire delle piccole bollicine, che sarebbero l'aria che esce da quella che era intrappolata nel tubicino fino ad arrivare all'acqua, e così facendo si crea del sottovuoto. Praticamente quando l'acqua fluisce dalla carota, ritira l'acqua dalla bottiglia fino ad arrivare a finire la bottiglia. Praticamente ho fatto diverse prove. Questa carota con una bottiglia di 1,5 litro può durare anche 6 giorni. Naturalmente dipende dal terreno, dalla temperatura, dall'umidità, insomma, dipende da, ci sono vari fattori, però potete usarlo anche sia d'estate che in inverno nel vostro balcone. Ci sono anche per orto, però ecco, vedete voi, provateli. Io l'ho trovato molto utile perché per diversi giorni si lascia la bottiglia lì e non si pensa più a innaffiare sia fiori che quello che avete insomma nel vostro balcone o orto, giardino, insomma quello che avete. E niente, questo è alla fine del video vi lascio il link anche al precedente video dove vi faccio vedere l'utilizzo. Nel video l'ho usato in particolare nel gelsomino. Spero che questo video ti sia stato utile. Se hai domande, postale nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Ciao.